Buonasera ragazze e ragazzi, buonasera a tutti. Scusate se sono un po' sconvolta, ma sono in fase di pulizia a casa, sistemazione, spostamento di qualche mobiletto e faccio il video giusto per prendermi una pausa e per non lasciare il canale proprio vuoto. Allora, questo è un video haul e le prime due cose che abbiamo acquistato ve le mostro su due clip separate. Quindi, prima di cominciare con il video, vi invito a seguirmi su Instagram, il link che vi lascio giù nell'info box perché su Instagram sono molto più attiva e vedete meglio cosa faccio, dove vado, le mie avventure, diciamo così tra virgolette, e tutto quanto. Quindi mi raccomando, Instagram giù nell'info box. Adesso vi lascio alle due clip che ho registrato, due o tre, e poi torniamo qua e vi faccio vedere il resto delle cose. Mi ero dimenticata di farvi vedere anche queste due piante che ho comprato. Questa è una celosia o celosia, non so come si pronunci, venezuelana, è la prima volta che la prendo e mi è piaciuta molto per questi particolari fiori che sembrano velluto. Guardate che bella che è. E spero che duri un po'. E poi tre mini cactus che ho piantato su questo vaso che mi avanzava e non sapevo cosa metterci. Ecco, praticamente i gerani che vi dicevo, più i portagerani, i portafiori sono questi. Allora, questi qua ce li avevo già, questi vasi. Ho comprato solo i gerani e questi sono i parigini. Quelli che durano di più sono più resistenti. Quindi ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6 balconiere e ho voluto fare tutta la terrazza di gerani. Cioè, per me è stupenda. Ci ho speso tipo 90 euro, fate conto, tra tutto, perché è aumentato un sacco il prezzo della plastica e quindi comunque così. Ora ve li faccio vedere meglio, vedete c'è questo rosso, poi questo rosa che è stupendo, quest'altro che è un pochino più rosa, meno fucsia, l'altro è più sul fucsia, vedete questo rosso, questo rosa e questo devono ancora crescere i fiorellini, ma stanno spuntando. Cioè è bellissimo avere una terrazza tutta piena così di fiori. A me piace tantissimo, sono super contenta di questa cosa e insomma questa è stata una bella spesa che ho fatto per decorare casa. Poi là sto mettendo a posto, vedete, ho tirato fuori il tavolino con le sedie, l'ho disinfettato con la mucchina e tutto, adesso dovrò mettere a posto perché poi mi metterò a fare qua aperitivo, colazione, insomma un bell'angolo proprio, un bell'angolino che mi sono ritagliata e questi sono dei portavasi e sempre da balcone vecchi che devo dare a una mia amica. Là ci sono altri due vasi e vorrei comprare delle piantine grasse da mettere qua sopra, quindi poi quando sarà finito tutto vi farò vedere meglio. Altra spesa che abbiamo fatto io e mio marito è stato questo mobiletto per mettere il computer con un rialzo, con tutto lo spazio per mettere i vari hard disk e tutte le cose, eccolo qua, e questa sedia nuova. Eccola, quindi lui si è rifatto questo angolo perché il mobiletto che avevamo prima aveva diversi anni, anche la sedia. Abbiamo deciso di rinnovare un po' questo piccolo angolino. Qua ci sono delle forbici perché stavo facendo un lavoro, non fateci caso. Comunque mi piace il risultato finale, molto bello. La stampante momentaneamente l'abbiamo messa qui, vicino al router qua del wifi e altri hard disk, questi qua sono miei, li devo mettere via, però è provvisorio. Vorremmo comprare un rialzo anche per la stampante e insomma posizionarla meglio. E non fateci caso perché sono in fase di lavorazione a casa, sto facendo un po' di spostamenti di mobili e cose, quindi sono un po' incasinata, però se non lo faccio adesso il video non lo faccio più. Eccoci, sono tornata e vi faccio vedere un po' di cosine che ho comprato a tema Jurassic Park. Io e mio marito abbiamo comprato. Allora, siamo andati al cinema a vedere Jurassic Park e con il menu popcorn dedicato al film si poteva avere questo contenitore porta popcorn con il Tyrannosaurus Rex e fatto anche così con l'occhio. È in rilievo, è molto d'effetto e non potevamo lasciarlo là, soprattutto perché mio marito è collezionista di queste cose e quindi veramente è troppo troppo carino. Ci siamo mangiati degli ottimi popcorn e ci siamo tenuti il contenitore.
Poi uno zaino di Jurassic Park, guardate che figo che è, tema Jurassic Park, era da tanto che lo voleva mio marito, essendo sia io che lui appassionati della saga, e qua ha queste cose appunto che sono le strisce, quelle che mettono tipo di pericolo, divieto, vabbè, quella roba là, originale Jurassic Park dal merchandising ufficiale, infatti l'ho preso sul sito internet ed è bellissimo. Poi sia io che lui ci siamo comprati tutti e due delle ciabatte. Avete presente quelle ciabatte adesso che vanno con la suola molto grossa, anche un po' arcuata? Sono veramente comode. Queste qua sono le sue nere e io ho preso queste qua fatte così blu che si abbina un po' con tutto. E poi ne ho preso anche un altro paio. Scusate che vi faccio vedere l'altro paio, se trovo dove l'ho messo, eccole qua, queste sono un po' più alte perché sono di una marca diversa e sono color ocra, ok? Quindi ho preso blu e ocra. Poi sono andata un po' in giro così, diversi posti, e da Ince ho preso questa tovaglia a quadretti, sì, a quadretti a bua, molto semplice, antimacchia. Io le tovaglie purtroppo le sporco e tante volte non riesco a togliere le macchie, e quindi ho fatto proprio scorta di tovaglie. Sono andata a prendere appunto quella là con i pois rosa, poi ho preso questa qua con i pois verdi, colore molto estivo. E poi questa qua è fatta così, sarebbe mezza plastificata e mezza tessuto. Vedete che ha tipo dei brillantini qua? Vedete in controluce? Anche questa è super super carina. Quindi tre tovaglie per un po' sono a posto. Poi vi volevo mostrare, ho trovato dei super sconti su Zalando per quanto riguarda gli occhiali. Allora, ho trovato degli occhiali Guess e degli occhiali Vogue. Per me è molto difficile trovare degli occhiali di una misura piccola, perché per il mio viso vanno bene occhiali di una misura piccola, altrimenti mi cadono. Ho trovato questi qua di Guess scontati del 50%, anzi anche di più del 60%, comunque hanno la loro custodia. Vedete Guess, e sono fatti così. Vedete qua, sono normalissimi e poi mi piace un sacco perché sono leopardati, hanno il marchio, hanno il logo praticamente qua. Eccoli qua. Mi piacciono tanto. È la taglia più piccola che ho trovato. Quando mi piego così non mi vanno giù, per fortuna, e sono molto contenta. Questa volta ho fatto una ricerca molto più accurata per quanto riguarda le taglie. E facendo così non ho sbagliato. La custodia, anche il suo pannetto, costavano mi pare 119 e li ho pagati 50, ecco, forse anche meno di, sì, sui 50 euro. E poi ho preso questi qua di Vogue. Questi qua sono ancora più piccoli, per fortuna. Vogue è una marca che mi piace molto per quanto riguarda gli occhiali, fa sempre dei begli occhiali. Anche questo ha la sua custodia, eccoli qua. Questi proprio mi piacciono, è la forma classica che mi piace veramente tanto. Eccolo qua con la scritta Vogue. E belli, belli. Mi piacciono più questi di quelli della Guess. Quelli della Guess sono molto belli, ma questi, proprio come li ho visti, me ne sono innamorata e trovo che comunque si adattino alla forma del mio viso. Li avrei presi anche in altre colorazioni se ci fossero stati, devo dire la verità, perché quando mi piace una cosa, se trovo più colorazioni o più varianti, me le prendo. Poi, cosa ho comprato? Ci sono dei, vabbè, siamo andati a Gardaland per provare l'ultima attrazione a tema Jumanji. Eravamo molto curiosi di provare Jumanji, questa attrazione, e quindi abbiamo comprato la calamita di Jumanji, che adesso vi faccio vedere. Eccola qua, Jumanji Adventure. La giostra di Jumanji è veramente carina e siamo andati appunto a provarla. La pecca è che dura veramente poco. Avrei preferito durasse di più come i corsari che sono sempre a Gardaland, che è una dark ride, praticamente andate sotto, c'è tutto il percorso, e avrei preferito così onestamente, però dura veramente poco. E quindi vabbè, è stato bello e quindi abbiamo presa. E poi ho preso sempre a Gardaland la calamita con il panda, perché adoro i panda, questo qui mi piaceva veramente tanto. Poi
Poi, come novità mangerezze, cioè vi faccio vedere un po' di roba a caso perché ho ste borse, ma non so dove andare a pescare perché ho preso robe così. Novità, tonno rio mare, pesto di tonno con pistacchi e limone, con olive nere e peperoncino. Questi due pesti qua. Sono troppo curiosa di vedere come sono, di assaggiarli e presto vi farò sapere. Allora, qua non c'è più niente. Poi qua ho comprato diversi smalti in questo negozio HB Air Beauty. E la commessa non mi stava particolarmente simpatica, secondo me spingeva molto sulla vendita, era là solo per vendere e non le interessava quasi niente di consigliare. C'era molto tipo prenditi questo, prenditi quello, e a me sono girate un po', ho comprato solo quello che mi serviva perché l'ho trovato a buon prezzo e poi me ne sono scappata. Comunque, ho preso questo smalto che indosso semipermanente di Laila One Step, adesso non ce l'ho perché ce l'ho di là. E l'ho lasciato in sgabuzzino, insomma, c'è un astuccio in cui tengo tutti gli smalti. Comunque, questo e sono già 2 settimane che ce l'ho su, 2 settimane ed è ancora bello. E sono rimasta veramente contenta. Adesso forse si sta un po' sgretolando dopo 2 settimane, ma fate conto che questo è un one step, quindi per me va più che bene. Le terrò corte così, con i one step di certo non le posso tenere lunghe come una volta, però per il momento mi va bene così, voglio lasciarle naturali. Oltre al one step arancione, che questo qua è fluo, perché sembra arancione così visto, ma è fluo, ho preso anche questo qua blu scuro, bellissimo, sempre one step. E questo qua violetta, anche questo molto carino. Mi sono sporcata di pennarello perché prima ho scritto col pennarello. E poi questo Laila, ero curiosa di provare. È un Laila hybrid nail polish, ovvero che non è né uno smalto e neanche uno smalto a gel, neanche un semipermanente. Quindi è una via di mezzo tra uno smalto normale e un semipermanente. Era in offerta a metà prezzo, l'ho voluto prendere. Quindi questo. Poi. Ciao amore, finisco il video dopo che mi sono dimenticata di chiudere la porta. Mi sono dimenticata di chiudere la porta, ma adesso sto finendo. No, in diretta così. Dai, non ho voglia di tagliarlo. Vabbè. Dai, adesso arrivo. Allora, poi mi aveva lasciato un campioncino, quella degli smalti di questa marca, Gli Elementi. Non so cosa sia, Gli Elementi, boh, non so, non l'ho mai sentita questa marca. Una crema e un siero viso, quindi questo. Poi, come novità, altre due novità mangerecce, le mini fette come il tirirosse mandorle di Mulino Bianco e la Lindt, sempre parlando di mandorle, miele e mandorle. Questa qua probabilmente c'è già da un po', ma io non l'avevo trovata e quindi l'ho presa adesso. Quindi due novità che vi conservo da fare un video assaggi. E poi per ultima cosa, magnesio supremo donna. Io mi trovo molto bene col magnesio supremo, però ho voluto provare questo qua dedicato alle donne perché in più ha vitamine del gruppo B, K2 e D3, regolazione attività ormonale, riduzione stanchezza psicofisica, mantenimento ossa normali, supporto sistema immunitario. Sono molto contenta e spero insomma di trovarmi bene perché ultimamente mi sento un po' a terra. Quindi bene raga, questo è tutto, spero di essermi ricordata tutto, speriamo, vi mando un bacione e alla prossima.